Come preannunciato, andiamo avanti con i faccia a faccia. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il senatore Tommaso Poletti e parleremo comunque della situazione amministrativa ortonese. Io entrerei subito se lei lo ritiene opportuno, se vuol dire qualcosa come introduzione, per carità, però io partirei subito entrando nel vivo perché insomma diciamo che non vorremmo tediare molto gli spettatori. Allora, la prima domanda, se posso, è sulla litigiosità. Lei, signor, lei, Tommaso, possiamo dare Del del tutto, tu. Tommaso. Allora, dall'inizio questa amministrazione ha peccato di grossa litigiosità, soprattutto tra D'Alessandro Camillo e Tommaso Poletti. D'Alessandro Camillo è stato messo agevolato in politica da Tommaso Poletti. E Tommaso Poletti ha avuto, almeno questa è la percezione che si è avuto in città, come diciamo avversario interno al proprio partito, proprio Camillo D'Alessandro. Intanto ringrazio lo staff di Ortona Net e a te Amerigo, insieme agli operatori e a Paolo Di Dio per questa opportunità. Camillo D'Alessandro non fa parte dell'amministrazione comunale, non vedo come possa influire nella litigiosità dell'amministrazione, dei componenti dell'amministrazione comunale a Ortona. Camillo è un personaggio che si è costruito, io quando ho potuto ho dato una mano, nei limiti del possibile, è stato consigliere provinciale con me, è stato candidato alla regione per 3 volte, io quando ho potuto l'ho aiutato, è una persona che sa fare politica, fa politica e naturalmente porta avanti le sue idee, le sue strategie anche su Ortona. Naturalmente però deve sapere che a Ortona ci sono altre persone che fanno attività politiche e che spesso non condividono magari le scelte, le indicazioni, le iniziative che lui può dare su una città che è autonoma per quanto riguarda l'amministrazione comunale e il gruppo consiliare del partito di riferimento, che in questo caso è il Partito Democratico. L'amministrazione comunale ha sofferto di litigiosità sin dalla sua costituzione. Noi sappiamo che appena dopo la Costituzione del 2012 abbiamo avuto la perdita di una componente importante che era SEL, che ha condiviso con noi il programma, le elezioni, ha condiviso le cose che si dovevano fare per la città. Poi, diciamo francamente, per quanto riguarda la rappresentanza in giunta, non c'è stata la possibilità di accontentare tutti e a SEL era stata offerta la presidenza del Consiglio, che è una postazione di prestigio rilevante per quanto riguarda l'azione amministrativa. In quel momento Sella ha scelto di stare fuori e il suo consigliere Patrizio Marino, insomma, si è barcamenato fino al momento in cui fa opposizione vera e propria, come gli altri consiglieri di opposizione, se non peggio. Quindi la litigiosità di questa amministrazione si è concretizzata nel 2014, quando il sindaco Poi ci arriviamo a queste cose, sì, che se no magari. sì, voglio dire che la litigiosità si è manifestata solamente in determinate occasioni, però devo dire una cosa, nel litigio, qualche volta c'è stato il litigio, ma nel litigio l'amministrazione comunale ha lavorato e ha continuato ad andare avanti. Perché non è che l'amministrazione comunale è rimasta bloccata per litigiosità, no, assolutamente. Ha lavorato e ha Ci arriviamo. concretizzato quasi il programma, se non al 100%, ma siamo al 75-80%. Ci arriviamo. Allora, dicevo, tu hai parlato di SEL. A me non risulta che, o perlomeno, mi risulta che è stato dato per 24 ore circa, ma ora più, ora meno, la possibilità a SEL di usufruire della presidenza del Consiglio. E comunque SEL aveva ben ragione, secondo SEL, di rivendicare una postazione
esecutiva, in quanto la presidenza è soltanto una postazione di regolamento, di rappresentanza istituzionale, quindi non potendo incidere in teoria in nessuna maniera sull'andamento effettivo amministrativo. Ecco perché allora serve rivendicare, e anche Ilario Goccia nello scorso faccia a faccia rivendicava sta cosa, nel senso che riteneva che il PD aveva fatto man bassa delle cariche amministrative, in quanto c'aveva il sindaco, il vice sindaco, c'aveva il bilancio, c'aveva l'agricoltura. Ecco, cosa mi puoi dire tu a proposito di questa? Io ritengo che il PD, essendo il partito di maggioranza relativa, aveva in quel momento aveva 7 consiglieri comunali su 9, 6 consiglieri su 9 più il sindaco aveva, quindi su 11 che era la coalizione. E effettivamente il PD ha avuto la necessità di avere una maggiore rappresentanza in giunta, poteva prendere pure la presidenza del consiglio il PD, ma poi veramente i due vertici, sindaco e presidente del consiglio, sembravano eccessivi per quanto riguarda il PD, perché la presidenza del consiglio, se ben gestita, non è una postazione di secondo piano, è una postazione di prestigio, di rilievo, e non è vero che non incide sulla vita amministrativa, perché convoca, presiede, mette all'ordine del giorno, toglie dall'ordine del giorno, insomma ha un potere non indifferente per quanto riguarda la gestione dei lavori del Consiglio Comunale. Poi, quando si è in coalizione, non è necessario essere in giunta per poter incidere, basta portare le iniziative e le proposte sul tavolo della maggioranza, e la maggioranza, per essere tale, deve dare spazio a tutte le componenti della maggioranza. Quindi potevate dare un posto di esecutivo? Si poteva fare in cambio della presidenza del Consiglio. Purtroppo le situazioni interne, le scelte anche fatte dal sindaco, alcune imposte, anche altre di sua volontà, hanno portato a questo, ma non si esce da una maggioranza per il motivo che non si è soddisfatti nella ripartizione degli incarichi esecutivi, perché io penso che la partecipazione alla maggioranza si fonda sull'elaborazione di un programma che si deve realizzare per conto della città. Quel programma è stato firmato anche da Serre e noi stiamo realizzando il programma sottoscritto da Serre. Per cui sembra strano quando una cosa condivisa, se si fa solo per il fatto di essere fuori, e si vota contro. Poi allo stato attuale non si capisce se il consigliere Patrizio Marini è ancora rappresentante in Serre oppure rappresenta qualcun altro, perché anche all'interno della sinistra ortonese ci sono dei movimenti che non sono così armonici da far pensare a un partito che abbia una rappresentanza. Quando parla Patrizio Marino dice sempre, Selli ce lo aggiunge sempre. Ce lo aggiunge, ma c'è anche sì, come per incidere in modo, diciamo, per avere una rappresentanza come capogruppo, ricorda benissimo che aveva fatto un accordo con Franco Scimon, e quindi diciamo che si è rotto quell'accordo. Si è rotto, però diciamo che comunque lui continua ogni volta che parla a metterci. Io penso che un consigliere comunale è innanzitutto rappresentante dei cittadini della città, per cui lui rappresenta un gruppo di cittadini che ha espresso il consenso al suo partito e alla sua persona, quindi lui deve lavorare per il bene della collettività. Certo, non sempre condivide o si deve condividere quello che si porta avanti, ma io penso che quando uno non condivide proprio assolutamente niente, vuol dire che ha deciso di stare all'opposizione, non di fare l'opposizione costruttiva. Io sono stato tantissimi anni in consiglio comunale all'opposizione di giunta, di centrosinistra, di sinistra, di destra, di centrodestra, però il mio contributo l'ho portato sempre. Io votavo contro al 10% delle deliberazioni, e il 90% delle deliberazioni le ho sempre votate perché erano nell'interesse della città. Quando la scelta non era condivisibile, non era condivisa, allora si votava contro. Quando io facevo il consigliere comunale di minoranza non si usava abbandonare l'aula per far mancare il numero legale, perché questo significa un danno alla città.
cioè io stavo al posto mio, magari mettevo in rilievo, sottolineavo che la maggioranza non era compatta, però io facevo il mio dovere, anche assicurando il numero legale spesso. Però onestamente Patrizio Marino, non per prendere posizione a suo favore, perché magari poi sarà lui a replicare se lo riterrà opportuno, però ho sempre assistito a una minoranza o opposizione, chiamiamolo come vogliamo, moderata da parte di Patrizio Marino, è stato propositivo molte volte. Sono d'accordo con questa analisi, perché Patrizio ha fatto una serie di proposte che sono state anche accolte. Ricordiamo che Patrizio Marino, subito dopo la costituzione dell'amministrazione, ha avuto la delega alla cultura condivisa con il sindaco, delega che non ha mai restituita, quindi anche oggi Patrizio è titolare di una delega conferita dal sindaco, però, diciamo, ma non lo esercita, però devo dire che, come hai detto tu, spesso ha fatto delle proposte. Per esempio, in questi giorni stiamo trattando la condivisione con i salesiani, la dirigenza dei salesiani di Don Bosco, per quanto riguarda l'acquisizione del teatro Zambra in comodato d'uso gratuito. La proposta è venuta fuori da Patrizio Marino, che noi l'abbiamo condivisa, anche perché in questo momento abbiamo bisogno di un teatro, di un cinema nella città, e abbiamo trovato la disponibilità dei salesiani che mette a disposizione questa struttura in maniera gratuita per la città. Forse si tratta di rimettere a posto la struttura, naturalmente in un comodato d'uso a lunga scadenza. Abbiamo deliberato per 60 anni, e io penso che sia un dovere da parte nostra portarla a termine. Veniamo al clou, diciamo, della questione. Ti vorrei domandare, c'è stata la costituzione della prima giunta, c'era anche, dunque, era formata da il sindaco, che aveva avvocato a sé anche la sanità, poi c'era Serafini, che era anche vice sindaco, lavori pubblici, contenzioso, ecologia e ambiente, poi ci stava D'Alessandro Marini, il porto, c'era Di Carlo Giannicola agricoltura, ci stava Gianluca Coletti bilancio del welfare, se non erro, aveva pure urbanistica, anche l'urbanistica, e poi c'era l'assessore alla cultura, l'altro di Carlo, dell'Italia dei Valori, giusto? Ci siamo. Allora, per 2 anni e mezzo è andata avanti questa giunta. E ha lavorato? Tra alti e bassi, se posso permettermi io, tra alti e bassi, sempre con litigi interni, perché da quello che risulta, del resto quelle che... Tant'è che Serafina a un certo punto se n'è andato, non si sa perché se n'è andato, non lo so io, non lo sai tu, non lo sa nessuno, a chiunque dopo. Per ragioni personali. Per ragioni personali, però nessuno ci crede a queste ragioni personali. Capito. Poi se avrò l'occasione lo chiederò personalmente, però diciamo che il sindaco non sapeva nulla fino al giorno prima, e il giorno dopo dice che si è trovato questa lettera, insomma, un po' strano, che è il braccio destro, che ci, voglio dire, sta sempre insieme al sindaco, il giorno dopo, di colpo, non più. Comunque chiederemo personalmente a lui. Però la domanda principale che voglio fare è questa: per quale motivo il sindaco ha approfittato, secondo te, delle dimissioni di Serafini per azzerare tutto, senza condividere questo azzeramento, se non mi sbaglio, perché può darsi che la non storia non sia così, se non è così tu me lo farai notare, senza interpellare il partito, senza interpellare gli organi preposti, cioè non è che il sindaco non deve rispondere a nessuno, o sbaglio, invece ve l'ha chiesto, ha azzerato da solo, è stata una sua iniziativa? Allora, intanto voglio dire che in questi primi 2 anni e mezzo sono stati contratti 5 milioni di mutuo, cosa... Ci arrivo proprio a 5 milioni, scusa, no, la domanda, che se no poi... Okay. Allora, gli argomenti ci sono, non è che... Rispondiamo... Allora, in questi 2 anni e mezzo l'amministrazione comunale ha lavorato bene,
bene, tant'è che stava alle porte l'approvazione del PRG e tante altre iniziative che erano in corso. Bene, per quale motivo il sindaco? Noi non lo sappiamo, abbiamo ritrovato il giorno 14 ottobre che si era dimesso Serafini e il sindaco ha deciso di azzerare la giunta. È una sua prerogativa, quindi poteva farlo senza interpellare nessuno, e successivamente non solo ha azzerato la giunta, ha ricostituito la giunta nuova senza interpellare nessuno, nessuno dico senza interpellare il gruppo del PD. Noi ne abbiamo preso atto, però correttamente ci siamo posti in una condizione, abbiamo detto noi non stiamo in giunta, il gruppo del PD non sta in giunta, anche se c'erano dei rappresentanti del PD in quella giunta, ma scelti direttamente senza consultare gli organi, c'erano solo rappresentanti che aveva la tessera del PD, Nadia Di Sipio, che a noi avrebbe fatto anche piacere indicare, ma siccome complessivamente questa giunta è stata fatta con personaggi che non c'entravano niente con il partito e con la coalizione di centro-sinistra, tipo Marco Nestore, noi non l'abbiamo visto nelle elezioni nella coalizione di centro-sinistra, cioè noi ci siamo posti in una condizione di attesa, però non abbiamo fatto mancare il sostegno alle delibere che condividevamo in consiglio comunale. Siamo stati presenti, abbiamo fatto diciamo un confronto costruttivo con l'amministrazione comunale dell'epoca. Dobbiamo dire che sono stati 10 mesi che praticamente l'amministrazione non ha portato avanti le iniziative della precedente giunta, mi riferisco per esempio al PRG, 10 mesi fermi, oggi forse tra qualche 10 giorni porteremo la conclusione del PRG, il piano demaniale marittimo completamente fermo in questi 10 mesi, l'esecuzione delle opere finanziate con il mutuo che è stato contratto nel 2012, il 28 dicembre 2012, gli ultimi giorni dell'anno, cosa che dicevano non si potesse fare, noi invece siamo riusciti a concretizzare, sono stati fermi i lavori, la ristrutturazione della scuola Domenico Pugliesi che si sta concludendo, in quell'anno è stato fermo in quei 11 mesi, ma noi abbiamo fatto il nostro lavoro di proposte e di sollecitazioni, qualche volta anche pubblica, anche confrontandoci fortemente col sindaco, quando poi, dicendo che il bilancio era disastrato e non era vero, hanno portato la delibera dell'aumento dell'IRPEF, del periodo dell'IRPEF. Arriviamo, non lo so, finiamo dopo domani, se facciamo ogni mezza domanda. Ci arriviamo, sì. No, perché voglio puntualizzare, vorrei io. Dicendo che in quel momento, quando è arrivata la delibera di aumento del prelievo dell'IRPEF del 2 da 0,6 al 0,8, quindi avrebbe significato circa 40-50 euro a famiglia che contribuisce già con il pagamento dell'IRPEF per una presunta difficoltà del bilancio. Ma era già stato portato la TARI al massimo, però. La TARI non era al massimo, la TARI non funziona al massimo. La TARI funziona che quello che spendi per il servizio devi raccogliere dai cittadini. Quindi non è che tu l'aumenti in base, il comune con la TARI e con la ieri e oggi non ci guadagna niente. Infatti quell'anno si è stati costretti a recuperare 250 euro. E poi stato un debito fuori bilancio. Che praticamente non si trovava, perché gli uffici non l'hanno tirato fuori, perché la gestione dell'amministrazione non è che la fa l'assessore o la fa la giunta o lo fa il sindaco. La fa il sindaco, la gestione dell'amministrazione fanno i dirigenti per quanto riguarda la gestione ordinaria. Se arrivano delle fatture e il dirigente non le tira fuori, non fa la determina di liquidazione o la delibera per trovare la copertura, è naturale che il sindaco non lo viene a sapere, lo viene a sapere quando il creditore ti scrive, dice oh scusi mi devi pagare questa cifra, qua dove sta? Quindi il dirigente avrà pagato per questa gravissima mancanza. Io penso che ci sia un esame interno da parte della dirigenza, del comitato, degli organi che mettono, che valutano i dirigenti e anche le posizioni organizzative, che si tengono conto questi organi di tutta l'andamento dell'amministrazione, dei funzionari, e poi metti il punteggio.
che ci sta l'indennità di dirigenza, si eroga secondo le valutazioni fatte dall'OIV, si chiama OIV. Non è stato che sono pubblico, il fatto che 250.000 euro... Ma mica era una spesa in più, non è una spesa in più, quei soldi dovevano essere pagati. Non sono stati pagati nel momento giusto, si sono sommati, ma dovevano essere pagati l'anno prima. Sì, quindi non è che c'è stato uno sperpero, assolutamente. No, è per il cittadino, un grosso disagio. Assolutamente, perché quando dovevano pagarlo prima l'hanno pagato dopo. Non è la stessa cosa, perché quando dovevo pagare l'Enel e mi arriva tutto insieme, mi aggiusta la fila per dire che devo... Però deve essere chiara una cosa, cioè ai cittadini non c'è stata nessuna, nessun incremento per quanto riguarda il costo del servizio per la dimenticanza che è avvenuto in qualche ufficio del comune. Per cui ha pagato sempre la stessa cosa, l'ha pagato dopo, non l'ha pagato prima. Tutto qua, niente di particolare. In pratica l'amministrazione può, non è stata l'amministrazione, certo. Però si può amministrare. Diciamo che è stata una è stato un errore amministrativo, ma che non ha colpa. Sì, ma non è come l'errore amministrativo della causa per il marinaio, non è l'errore amministrativo per la causa con un cittadino che deve avere un procedimento. Quelli sono danni per i cittadini, non questi, quello non è niente. Arriviamo sta pure questo. Solo che focalizziamo, perché se no magari non mi pare, mi piace che riesci ad edulcorare le situazioni e le risposte. Cioè io ricordo benissimo, e questo me ne devi dare atto, che sono stato sempre presente nei consigli comunali, certo. Per cui ho una memoria anch'io storica, non come la tua, perché tu ti ricordi quelle del 1200, non avanti Cristo, no, legge 2005, non so se effettivamente è quella legge, poi tanto tu lo molli, qualcuno che deve rispondere, no, tanto tu lo molli, se capita con me io ti rispondo la legge 1328. Una volta un sindaco che faceva questo, un consigliere comunale, dopo 10-12 volte che dice però lei non conosce la modifica, la legge che lei ha dato, succede, allora c'è stato il consigliere comunale, insomma, preso sempre di sorpresa su queste vicende della citazione della norma, dice altro, poi me lo fai vedere, tira fuori la legge. No, se posso essere, mo faccio una battuta, però diciamo che effettivamente succede. Tomma, tante volte quando in consiglio comunale si parla di un problema, per esempio dell'ospedale, e si nomina Paolucci, che Paolucci ha detto, non so, l'opposizione dice Paolucci ha detto, puntualmente il senatore prende il telefonino e digita qualcosa, dopo qualche secondo gli arriva la risposta di Paolucci in diretta. Nessuno vede se effettivamente è vero o non è vero, ma come, no, per tornare al 2000, la legge 2000, quindi per sintetizzare. A proposito di risposte edulcorate, stavo dicendo, quando ci fu la crisi di cui abbiamo parlato prima, cioè che è stata azzerata la giunta, è stata rimessa un'altra giunta senza nessun interpello degli organi anche dello stesso partito di cui faceva parte il sindaco, anche se poteva farlo, però non mi è sembrata una cosa fatta bene, perché comunque aveva bisogno del voto per passare. Infatti in quei 10 mesi ha fatto poco e niente, però voglio focalizzare il fatto che non è vero che c'è stato tra il sindaco e il PD così una collaborazione, anzi, questa è la mia opinione per quello che ho seguito io, anche nei media c'è stato un attacco feroce al sindaco, addirittura è stato accusato il sindaco di mettere a rischio
le finanze del comune. Si rischiava addirittura, questo mi sembra che l'hai scritto tu su Abruzzo Popolare, che io c'ho a casa, hai scritto che praticamente si stava andando in dissesto. Questo l'hai scritto, quindi non mi sembra una cosa di poco conto, sì, certo. La diatriba che c'è stata, anzi, ha imposto al sindaco di azzerare di nuovo l'altra giunta, se non mi sbaglio. No, è un errore. Allora, durante il periodo della giunta in cui ci stavano delle componenti che noi non abbiamo, non condiviso, sono tutte brave persone, ma non avevano partecipato alla costituzione di questa maggioranza, e tranne, ripeto, un assessore che ha lavorato, ha fatto quello che ha potuto, ha lavorato anche discretamente, non ho problema a dirlo, perché il sociale, lo voglio dire, già dal 2012 con Gianluca, poi successivamente con quel periodo è stato mantenuto a un certo livello, e oggi con la licenziato viene preso come settore a modello dall'intera regione, per dire come è stato costruito questo modello di servizi sociali in Ortona dal 2012. Guardate, vedete su internet, su altri blog, che l'assessore Marinelli, come si chiama, la Marinella Scrocco, prende ad esempio Ortona per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi sociali. Ma voglio dire, noi abbiamo tirato la corda quando, aggiunta all'epoca rifatta da Ottavio, che non c'entra il sindaco in questo caso, ma sono gli assessori, avevano proposto di aumentare il prelievo dell'IRPEF ai cittadini per un presunto dissesto in cui stava cadendo il comune. Noi invece abbiamo reagito dicendo: guarda, ti stai sbagliando, bisogna operare diversamente senza aumentare le tasse, tant'è che le tasse le abbiamo bocciate in consiglio comunale, e solo due voti prese quella deliberazione, tutto il gruppo del PD votò contro insieme alla minoranza, ma il dissesto non c'è stato, perché poi il sindaco si è reso conto che così non poteva andare avanti, perché noi eravamo pronti a tornare alle elezioni, che avremmo bocciato il bilancio se fosse passato l'aumento del prelievo dell'IRPEF. Ma il sindaco si è reso conto, ha azzerato la giunta di sua iniziativa, a noi non ce l'ha detto. Cioè praticamente si è reso conto dopo 10 mesi. Sì, perché arrivava il bilancio, arrivava il prossimo bilancio. Quindi, certo. Quindi certo. Diciamo che un sindaco che no, il sindaco, è veloce no, attenzione, il sindaco ha compreso che quell'amministrazione non poteva andare avanti perché non aveva il sostegno politico per poter fare quelle azioni che i suoi assessori gli dicevano di fare per risanare il bilancio. Ma però mi devi lasciare dire che quelle cose che hanno detto gli assessori di quell'epoca sono state smentite successivamente, perché il bilancio l'abbiamo risolto tranquillamente senza aumentare le tasse. Perché? Per esempio, il 1.300.000 euro che si doveva dare alla famiglia del marinaio morto, non sotto questa amministrazione, non è colpa nemmeno della precedente amministrazione, è stato un incidente per cui il comune è stato costretto a tirare fuori, ha avuto una sentenza contro per 1.300.000 euro. Noi abbiamo pagato 850.000 euro, abbiamo fatto la transazione con quella famiglia, abbiamo risparmiato 500.000 euro, che sono quei 500.000 euro che volevano prelevare dai cittadini con l'IRPEF. Quindi, ma questo è normale. No, è normale, la transazione, perché non ci hanno pensato gli altri, noi ci abbiamo pensato, gli altri non ci hanno pensato. No, perché gli altri hanno rimandato a chi viene dopo. Gli altri avevano portato il riconoscimento del debito fuori in bilancio per 1.300.000 euro, e noi abbiamo detto rimandala a casa perché noi riconosciamo niente. Dopodiché, quando è subentrata la nuova giunta, si è iniziata la trattativa tra gli avvocati, e devo ringraziare l'avvocato Massimo Ceruli, che è il nostro avvocato, che ha agito correttamente e ha portato a soluzione questo problema, perché l'amministrazione comunale ha dato un indirizzo ben preciso. Così come abbiamo risolto la causa con LT Progetti, che aveva la gestione del cimitero, che era tutto bloccato, il tribunale ha dato ragione al comune di Ortona, e non come volevano fare gli altri, fare la transazione con la ditta che aveva torto.
Cioè, voglio dire, ma sempre la stessa amministrazione? No, 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 cambia completamente gli assessori. Tant'è cioè, il sindaco coordina, ma c'è poi la responsabilità solo dei vari settori. Quindi allora, se vogliamo coinvolgere il sindaco in questo tipo di discorso, il sindaco ha fatto un solo errore. Quando ha azzerato la giunta senza e l'ha ricostituita senza consultarsi con le forze politiche. Allora, se tu ritieni che il sindaco abbia operato bene, mi spieghi come fa un sindaco a pensare di mandare, diciamo, di non interpellare nessuno, di fare quello che vuole, di cacciare quelle che stava secondo te operando molto bene. I risultati sono. Sto dicendo, allora, un sindaco che secondo tu stai difendendo, che dice che azzera una giunta che sta operando molto bene. No, perché si è dimesso uno degli assessori. Vabbè, ma ho capito. Si è dimesso l'assessore Carlo. Poteva cambiare. Scelta, e un sindaco che fa una scelta del genere, che manda a carte 48 una giunta che sta funzionando benissimo, questo l'hai detto tu. Che ha perso un pezzo. Scusa, ha perso un pezzo, però era un pezzo che tra parentesi avevi contro. No, perché contro? Sì, se la fine era contro. Contro chi? Poi io lo chiedo. No, scusa che le sue proposte spesso non le condividevi. No, ma se la fine non rispetto. Tranquillamente, ci mancherebbe. Vabbè, ma poi intanto arriviamo pure alle primarie. Fra domani mattina. Arriviamo pure. Vabbè, voglio dire, facciamo notte. Ma voglio dire, quindi è un sindaco che fa questo, che poi ci mette 10 mesi di inattività. Quindi coinvolgendo tutta la popolazione, dopo 10 mesi si rende conto, dopo 2 anni e mezzo di amministrazione che ha fatto, quindi non era più un pivellino, si rende conto che sta sbagliando tutto. E prima non si è reso conto. Ma forse non pensavo. Io capisco. Guarda, io Tommà, a tuo punto di vista ti ammiro. Praticamente qua sono tutti amici tuoi. Cioè il sindaco si è comportato come si è comportato. No, il sindaco ha sbagliato quando c'era la No, ho capito, però ha fatto sfracelli. Ha fatto sfracelli nel senso. E abbiamo cercato di recuperarlo. Avete cercato di recuperarlo. Allora, veniamo al dunque. L'ospedale, sì. Tommà, io mi chiedo, sì. Questa è la mia opinione, sì. Naturalmente tu mi dirai che io sbaglierò, però è la mia opinione che io ti dico. Per quale motivo? Tu ti sei sacrificato a fare, mi spiego bene, per quale motivo ti sei sacrificato in nome di non so che cosa a fare il capo espiatorio, grazie, a copertura di una chiusura di reparti. Secondo me completamente la chiusura dell'ospedale di Ortona, quando l'assessore alla sanità, che era il sindaco ed era anche sindaco, non eccepiva nulla o quasi nulla, faceva finta di eccepire qualcosa. Bene. Perché tu hai fatto. Tu sei stato. Diciamo quello lì che ha difeso di più l'assessore Palucci per le scelte che andava facendo. Bene. È vero? Sì, se mi fai rispondere adesso. No, dico, è vero. Allora, io che ho avuto la possibilità di stare in altre istituzioni fuori Ortona, io sono stato in Regione, sono stato in Parlamento, ho fatto il Presidente della Provincia, so come si gestiscono queste cose. L'ospedale di Ortona per il Ministero della Sanità aveva una croce sopra rossa che si doveva chiudere l'ospedale. Questo i cittadini di Ortona devono sapere. L'ospedale di Ortona si doveva chiudere, doveva essere trasformato in ospedale di comunità come l'ospedale di Casoli di Atessa. Secondo Roma? No, secondo Roma, cioè, ma purtroppo Roma comanda, non è che cioè, era commissariata la sanità in Abruzzo e sappiamo perché era commissariata, anche questi cittadini non lo sapevano, perché si è commissariata sotto la gestione Pace e Chiodi.
si è commissariata la Regione Abruzzo per la sanità. Infatti sono... io da perso le elezioni. Bene, Luciano D'Alfonso l'ha trovato commissariato e comandava il Ministero, loro sono degli esecutori, l'assessore ancora meno, l'assessore. Ma secondo questa impostazione l'ospedale di Ortona, non avendo un territorio corrispondente al decreto della Lorenzin, sì Lorenzin mi pare che sia il ministro dell'epoca che fece il decreto, non aveva il territorio, non aveva le caratteristiche per essere un ospedale di primo livello. Bene, l'unica via per dire esisterà l'ospedale è quello di puntare all'eccellenza, e l'eccellenza è stata costruita a Ortona. L'eccellenza della donna, abbiamo delle figure, dei professionisti di eccellenza che stanno a Ortona e operano a Ortona. Guardate la mattina se riuscite a trovare un posto, macchina, nelle vicinanze dell'ospedale, per la gente che affluisce ad Ortona per usufruire dei servizi dell'ospedale di Ortona. Bene, stavo dicendo che si è puntata alla eccellenza dell'ospedale e quindi si vede la gente che affluisce ad Ortona. È vero che gli ortonesi hanno la necessità di sentirsi sicuri nel momento in cui hanno bisogno di sanità nella città e nel comprensorio. Ecco perché ci stiamo battendo per un pronto soccorso 24 ore su 24, che abbiamo avuto già la certezza che rimarrà tale. A Ortona il pronto soccorso rimarrà, si chiamerà punto di prima accoglienza, ma non ha importanza, ci sarà l'accoglienza per chi ha bisogno di un'emergenza, ma non solo, ci sarà una postazione di 118 che sicuramente darà la sicurezza, la certezza al cittadino che non sta bene, perché il cittadino, caro amico, nel momento in cui non sta bene o ha un'emergenza sanitaria, viene preso in consegna dall'equipe del 118, poi dove lo porta per salvargli la vita? Se lo porta a Ortona, lo porta a Lanciano, lo porta a Chieti, non è che ha grande importanza. Invece il punto di prima accoglienza dell'ospedale di Ortona deve fare quelle cose da codice giallo che possono capitare tutti i giorni. E allora voglio dire che i cittadini probabilmente comprenderanno che a Ortona c'è un presidio che è stato riqualificato e che dà lustro a questa città e dà anche un'offerta sanitaria con due postazioni di 118 e con un pronto soccorso che non chiuderà, che ne dicono non chiuderà il pronto soccorso ad Ortona. Allora, a proposito dell'ospedale, io sono di parere nettamente diverso da quello dell'amico Tommaso, per due ordini di motivi. Primo, l'ospedale di eccellenza. L'ospedale di eccellenza non è a servizio del territorio, è a servizio, uno può venire da fuori regione, anche, però la cosa importante, l'ospedale non è una casa di cura, non è una villa ADA che sta a Roma, non è per operazioni programmate, perché per operazioni programmate io ho tutto il tempo di scegliere dove andare, in che regione andare, da chi farmi operare, ci vado fra 3 mesi, fra 2 mesi, quindi mi programmo tutto. Invece l'ospedale che è al servizio del territorio, specialmente un ospedale che ha in seno alla città il porto che è, sappiamo tutti che è sede di infortuni, cosa si dice? Che Ortona può togliere il pronto soccorso, o potrebbe togliere il pronto soccorso e si toglierà, perché da quello che sappiamo noi e che ci sta scritto, cioè non è che non c'è scritto, il pronto soccorso passerà a PPI può stare 6 mesi, dopodiché se ne va per legge, quindi non ci rimarrà, a meno che non si riesca a trovare un reparto che dia possibilità, che possa così giustificare il pronto soccorso. Ma per come stanno le cose, il pronto soccorso non ci sarà più, sarà momentaneamente pronto intervento, dopodiché sarà solo ed esclusivamente postazione di 118. Ma comunque la cosa importante è che l'ospedale deve essere salvavita, perché una volta, a me la cosa importante, dico gli ortonesi,
hanno paura che se io ho un infarto e devo andare a Lanciano o devo andare a Chieti, nel tragitto possa morire. Se invece io ho un pronto intervento serio, davvero serio, nell'ospedale, poi posso andare a fare tutte le operazioni che voglio, coronariche, e ci vado a Roma, vado a... Però voglio dire, la cosa importante, come si giustifica questo fatto? Che Ortona per andare a Chieti ci mette mezz'ora, quindi la legge dice che se per mezz'ora oppure a Lanciano, se in mezz'ora ci arrivi, quindi è giustificato che non ci sia. Il problema non è mica 30 minuti, voglio dire, posso trovare degli ingorghi, posso trovare, cioè effettivamente si sono tolte delle eccellenze, però io voglio focalizzare una cosa. È vero, Tomma, che era commissariato, è vero che ha cominciato Chiodi, e Chiodi infatti a Ortona non ci è potuto mai venire. Chiodi a Ortona non ci poteva mettere piede. E questo è, voglio dire, di saputo che a Ortona non ci è potuto venire. Perché questo? Perché effettivamente stava facendo delle cose sconce sull'ospedale ed è continuato. Allora mo dico io, è vero che bisogna tagliare, il commissario non ha l'obbligo di tagliare a Ortona o di tagliare a Chieti o di tagliare a Francavilla, ha l'obbligo di tagliare. Quindi perché tagliare ad Ortona, martoriare Ortona? Le eccellenze che dici tu, Tomma, sono state messe, ma perché serviva a Chieti, perché a Ortona ci stavano, siccome Chieti è quasi ha delle ali proprio complete di inagibilità, allora servivano, ma può essere che Fanfani viene a Ortona, no, va a Chieti, perché Chieti ci sta l'università. Quindi adesso momentaneamente serve spazio, serve sala operatoria, si viene a Ortona. Però l'eccellenza, ripeto, io posso andare tranquillamente a Chieti, non è un problema. Ma quando si tratta di poi, non è stato sostituito per nulla, quello che è stato tolto a Ortona, non è stato sostituito a Chieti, a Lanciano. Se io ho avuto, mi sono fatto un giro, sono andato ai pronti soccorso. Allora il codice giallo a Chieti aspetta mediamente 5 ore. Il codice giallo. Mio figlio si è ricoverato a Chieti perché è caduto con la bici, si è rotta la spalla. L'hanno operato dopo 8 giorni. Questo cosa significa? Perché non era urgente, ma c'erano cose più urgenti ancora. Questo cosa significa? Maggiori costi, maggior dolore, maggiore possibilità di morire, perché in questi casi voi sapete benissimo che l'ortopedia, uno dei maggiori, diciamo, effetti collaterali possono essere emorie, cioè. Quindi lavoro procrastinato nel ritorno, quindi tutta una serie. Quando si diceva chiudiamo e noi rendiamo efficiente, non è stato fatto. Quindi è stato fatto tabula rasa dove non bisognava fare, perché Ortona meritava di più. Allora io voglio, l'ultima cosa che dico sull'ospedale, Tomma, io dico che Ortona ha bisogno di persone che sono avulse da questi poteri che cercano di imporre anche al potere locale il loro potere. Invece il locale, e io perciò ho detto perché hai fatto il capo espiatorio, se io dico una cosa, se tu con la potenza che avevi e con le capacità che avevi e con la rappresentanza che avevi potevi trascinare i cittadini di Ortona tutti in piazza, io sono sicuro che D'Alfonso avrebbe rivisto secondo me. Bene. Per quanto riguarda le cose dette da Amerigo, in parte sono condivisibili, però caro Amerigo e cari cittadini che ascoltate, la riforma sanitaria l'ha fatta il centrodestra, l'ha fatta il decreto del 2010 e del centrodestra, che non ha lasciato spazio di manovra. Se ha detto che un ospedale di primo livello
per poter vivere ha bisogno di 80.000 euro di utenza, 80.000 cittadini di utenza, e mica lo possiamo cambiare noi. Se ha bisogno di un certo numero di interventi di codice rosso, se ha bisogno di un certo numero di parti e così via, quello sta scritto nel decreto legge che è stato pubblicato nel 2010, per cui il commissario, essendo commissario, poteva operare solamente con l'avallo del ministro, quindi le attività fatte dalla regione per rientrare entro i parametri del decreto legge del 2010 hanno dovuto rispettare le previsioni del decreto legge. Quindi io sono d'accordo su una cosa, e i cittadini di Ortona devono stare tranquilli per questo, che se un cittadino di Ortona ha bisogno della sanità, a Ortona c'è l'offerta sanitaria. Perché quando tu hai parlato di infarto, Americo, per esempio, quando arriva il 118, oggi arriva con il medico a bordo e con le attrezzature a bordo, in grado di stabilizzare il paziente e poi trasferirlo dove è necessario trasferirlo. Voglio dire che quel pronto soccorso è viaggiante, c'è un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 anche sull'autoambulanza. Quando arriva? Non arriva, ma l'ha stabilito la legge che per prendere un paziente dalla chiamata possono intercorrere fino a 30 minuti. Tu immagini, noi che ce l'abbiamo qua per fortuna, ma tu immagini che qui a Castiglione Messer Marino, a Castiglione Messer... Parliamo di Ortona. Siamo a parlare di Ortona. Beh, scusa, se permetti, io ho avuto un ruolo anche più... Di portata più generale, quindi mi devo preoccupare di tutti i cittadini. Certo, quelli di Ortona hanno la fortuna di avere un pronto soccorso e di avere due postazioni di 118, per cui per quanto riguarda l'emergenza, la sicurezza, la tranquillità, i cittadini di Ortona stanno a posto. Poi per quanto riguarda gli interventi programmati, giustamente come hai detto tu, uno sceglie Ortona, può scegliere Pescara, può scegliere Chieti, può scegliere di andare al nord, a Milano e così via. Per oggi, per gli interventi programmati, per fortuna, scelgono Ortona, perché a Ortona abbiamo delle eccellenze. Questa è la visione che abbiamo noi. Certo, oggi che la sanità ritorna in mano alla regione, qualcosa di più si può fare, e questo, per questo ci batteremo. Vuoi che ti dica che fino al 2009 che io ho fatto il presidente della provincia nessuno ha toccato Ortona? Ho capito, ma bisogna avere la forza per poter contrattare nelle sedi dove si prendono le decisioni. Mentre ho fatto il consigliere regionale, vicepresidente del consiglio regionale, certo nessuno si alza, io ho portato a Ortona, Teatro Vittoria, Biblioteca regionale, quando ho fatto il presidente della provincia, l'istituto, il liceo scientifico, la viabilità e tante altre iniziative realizzate su tutto. Certo, quando si vota è importante dare spazio a chi opera. Tutto qua. Tommaso. Uno può operare anche non essendo di Ortona, perché io vengo ricordato a Lanciano, vengo ricordato a Chieti come uno che ho. Tommaso. Certo, laddove sono stato l'occhio guardava un po' di più a Ortona. Non venire a dire queste cose, perché è vero, quando eri presidente tu eccetera hai fatto e fatto, ma come? Noi abbiamo un presidente, un assessore alla sanità regionale che è di Ortona, è venuto qua a prendersi voto, ha detto sono di Ortona, sono ortonese, insieme a Camillo D'Alessandro, che è un altro ortonese. Allora voglio dire, c'aveva la competenza, la disponibilità. Non c'aveva il potere, nessuno dei due, per fare cose diverse. Il potere? Scusa, Tommaso. Le norme vanno rispettate. Le norme, però, succede come il decreto Madia, pure al ministro Madia gli hanno bocciato la riforma, perché la Corte Costituzionale non scherza. Mi hanno richiamato che devo abbassare la voce, ma amici carissimi, ma anche correttimi, che è facile parlare. Se non alzi la voce, almeno quelli mi dovete permettere di alzare la voce, perché se no insomma è una lotta impari. Allora voglio dire che non è vero che non aveva il potere, perché aveva il potere di operare su tutta la regione, quindi poteva scegliere dove tagliare,
come tagliare e quando tagliare. C'erano dei criteri previsti dalla norma nazionale. Ecco, ha superato i suoi criteri, ha superato i suoi criteri, perché noi per certe cose, tipo per esempio il punto nascita, eravamo fra i migliori in assoluto, anche come sicurezza. Quindi, caro Paolucci, quando viene a chiedere i voti, ti deve ricordare che poi Ortona si ricorda di quello che è stato fatto. E il povero Coletti, diciamo povero perché lui dice che non avendo più potere, non ha potuto difendere Ortona. Vedi, ha detto lui. Perché se teneva potere, lo stesso potere, nessuno lo toccava Ortona. Quindi, caro Paolucci, se è venuto a Ortona, scusate il dialetto, ma insomma quando ce lo vuole l'ospedale, o dialetto o italiano, ha chiuso. Quindi questa è la conclusione. E Camillo D'Alessandro pur si deve ricordare che Ortona ha preso tantissimi voti, ha detto sempre sono ortonese. Ci abbiamo i due, cioè guarda che probabilmente si dice, non so se è vero, approfitto della presenza del senatore Coletti, il prossimo governatore della regione Abruzzo sembra che debba essere Paolucci. Può darsi che lo sia, però questo si dice. D'Alessandro dovrebbe fare il deputato. Bene, vedi, stanno facendo tutti carriera. E Ortone, tutti di Ortone? Allora, chi fa politica non deve pensare alla carriera, devi pensare ad operare. Io tutto quello che ho fatto nella mia vita politica è arrivato per la circostanza del momento. Tu lavori, poi la circostanza del momento ti premia o non ti premia. Io voglio dire però, concludendo questo argomento, che i cittadini di Ortona sono, di Ortona e del comprensorio di Ortona, sono tranquilli per quanto riguarda la emergenza sanitaria. Devono stare tranquilli e si può provare ogni qualvolta c'è la necessità. Sotto questo aspetto non ci sono problemi. Poi alcune cose sono condivisibili, altre non sono condivisibili, però Ortona ha la capacità, la possibilità di stare tranquillo per l'emergenza sanitaria. Quindi quando si ha bisogno si trova l'accoglienza necessaria per poter risolvere i problemi. Poi le cose programmate, le cose più importanti si vedono a Chieti, si vedono a Pescara, si vedono a Lanciano, si vedono fuori regione, è un altro tipo di discorso. Però l'emergenza su Ortona si può soddisfare. Andiamo presto. Benissimo. Faccio un'altra domanda perché insomma purtroppo le domande che dovrei farne sono tantissime, però il senatore possiamo fare un'altra puntata. Sono sicuro che vorrà avere la compiacenza di essere così gentile da tornare un'altra volta con noi a fare sto faccia a faccia. La domanda che vorrei fare in questo momento è, si parla tanto delle primarie, però voglio fare una postilla, cioè mi spieghi come mai è stato commissariato la sezione, il circolo cittadino di Ortona? Non si è riuscito a capire bene perché si è dimesso il segretario. Dopodiché si è dimesso il segretario, è stato nominato un commissario, guarda caso amico di Coletti. E noi sappiamo benissimo che Coletti, così dicono, e quindi tu non stai qua, me lo puoi smentire, io successivamente ha fatto una lettera che ha provveduto a mandare sia a tutti gli organi provinciali e regionali ed anche a Renzi, se non sbaglio, con la firma del 70% degli iscritti, 75% degli iscritti, chiedendo che si facessero subito le elezioni per il circolo. Allora, perché è stato messo questo commissario? E perché il commissario, o forse non lo so io, sono indette queste elezioni a... Non si sono fatte. Si faranno? Non lo so, lunedì sera c'è una riunione, vedremo che cosa ci dice. Comunque adesso rispondo.
Il circolo del PD di Ortona era uno dei circoli più attivi della provincia di Chieti e della regione Abruzzo. Aveva già deliberato anche con il sindaco uscente del PD, così come è successo a Basto, così come è successo a Lanciano, di indire le primarie per la scelta del candidato sindaco. Anche il sindaco uscente, se vuole ricandidarsi, si deve sottoporre alle primarie. Le primarie per un sindaco uscente è una verifica un pochettino del consenso che può recuperare nell'ambito della città. Poi successivamente, all'improvviso, si è dimesso il segretario del circolo e la direzione regionale, il segretario regionale insieme a quello provinciale, ha deciso di nominare il commissario, così come hanno fatto negli altri circoli dove è successa la stessa cosa. Pure a Basto adesso stanno commissariando, a Francavilla hanno commissariato e così via. Io non sono d'accordo, lo statuto dice diversamente che il consiglio direttivo del circolo avrebbe dovuto nominare un segretario provvisorio e poi indire le elezioni all'assemblea per rinominare il segretario direttivo. Ma il partito, una forzatura? Beh, secondo me sì, l'ho scritto, non è, perché lo statuto dice diversamente. Ma noi abbiamo appreso e abbiamo accolto anche il segretario, gli abbiamo detto guarda, vieni a Ortona, cerca di fare l'unità del partito, perché il partito al di là delle divisioni è uno solo, non è che ci stanno più partiti dentro il partito, uno la può pensare diversamente, ma l'idea di fondo dell'appartenenza al partito, se uno ci crede ci rimane, altrimenti se ne va. Cioè, quindi non è che uno è obbligato a stare nel partito. Noi abbiamo scritto al segretario, al commissario, sei stato nominato commissario, ti preghiamo di indire le elezioni del nuovo direttivo e del nuovo segretario, perché riteniamo, secondo noi, che i cittadini dicono ma perché il circo del PD, se non siete capaci ad amministrarvi voi, perché volete che noi vi diamo il consenso per amministrare la città? No? Io ritengo che il circolo del PD sia in grado, con 170 iscritti, di amministrare la politica del PD a Ortona. Adesso lunedì sera il commissario cercherà di costruire un comitato di gestione di varie persone che la affiancheranno per la gestione del partito in questo tratto di attività che ci porta alle elezioni. Si troverà la soluzione? Non lo so sinceramente, né io sono interessato a partecipare a questo comitato di gestione, ci sono quelli più giovani, sono quelli più attivi che possono fare più di me, ma al di là di questo io penso che Camillo D'Alessandro si è assunto una responsabilità non indifferente, perché adesso le elezioni le farà Camillo D'Alessandro, se vincerà onore a Camillo D'Alessandro, ma se il centro-sinistra o il PD dovesse perdere, e per Camillo D'Alessandro non è una cosa semplice, volendo raggiungere i traguardi che merita per essere candidato al Parlamento, per fare nuovamente il consigliere regionale, non credo, che l'ha fatto già tre volte, però voglio dire, anche per lui è rischioso fare il commissario in una città come Ortona che conta 23-24 mila abitanti. Per cui noi cercheremo di fare il nostro dovere, cercheremo di fare le primarie nella città di Ortona, cercando di costruire prima la coalizione, con un programma. Cioè, dobbiamo dire che vogliamo fare. Noi abbiamo il porto, la cui escavazione, abbiamo 10 milioni di finanziamento, ma ancora parte la escavazione, per intrighi burocratici, cioè non è colpa di nessuno, il primo ha fatto ricorso al secondo, il secondo ha fatto ricorso al primo e così via, il vincitore della gara naturalmente, quindi abbiamo vari problemi, però devo dire che questa amministrazione, pur nelle difficoltà sottolineate prima a guida d'Ottavio, che Dottavio è una bravissima persona, è una persona onesta e magari è debole certe volte nell'affrontare anche le situazioni difficili, ma è l'unico difetto forse che ha, però ha lavorato i 5 milioni di mutui più altri finanziamenti provenienti dallo Stato e dalla Regione, abbiamo messo in cantiere soprattutto nell'edilizia scolastica. Voglio dire che il PRG dopo 25 anni, non lo so, ha fatto tutto il percorso previsto dalla legge, cosa che non aveva fatto prima, fra 15 giorni va in approvazione al Comune. Il piano demaniale marittimo,
che è uno strumento molto importante, che crea posti di lavoro, altri 10 stabilimenti balneari nella zona nord, possibilità di intraprendere attività nel settore della balneabilità. Abbiamo rimesso in sesto il bilancio, ci sono opere pubbliche importanti, mercato coperto 310.000 euro, parte l'appalto nelle prossime settimane, il municipio si ridarà un look, che è il municipio più fatiscente della provincia di Chieti, io che ho girato i municipi della provincia di Chieti, quindi voglio dire, si sta facendo l'appalto, 170.000 euro. Abbiamo trovato risorse un po' dappertutto per quanto riguarda la viabilità rurale in modo particolare, l'attenzione alle frazioni. Stiamo portando avanti un progetto di arredo urbano delle principali frazioni della città di Ortona. Vuol dire, in un momento di difficoltà come quello italiano, attenzione, dove i comuni sono stati abbandonati dal governo nazionale, adesso sta facendo qualcosa soprattutto per l'edilizia scolastica, perché altrimenti il governo centrale che cosa ha detto ai comuni? Volete offrire i servizi? Mettete le tasse. Questa lascia la porta aperta per far pagare i servizi ai cittadini. Noi le tasse non le abbiamo aumentate, stiamo cercando di sopravvivere con bilancio positivo, sempre in attivo, spendendo tutte le disponibilità che sono state messe sul tavolo che abbiamo cercato di fare il nostro dovere. Il bilancio è positivo perché ci sono state, ripeto, non per colpa delle passate amministrazioni, ma abbiamo trovato un contenzioso con l'AGEA, che aveva avuto un contratto non so per quanti anni per la gestione della manutenzione elettrica, siamo in causa, adesso sta fallendo l'AGEA. Abbiamo trovato un contenzioso con il marinaio morto, abbiamo un altro contenzioso che proviene dalle passate amministrazioni di 900.000 euro, non sappiamo dove mettere, 850.000 euro. Abbiamo avuto delle difficoltà abbastanza consistenti e che possono mettere in difficoltà. Nonostante tutto abbiamo cercato di risolvere tutti i problemi che si sono manifestati e che sono apparsi all'orizzonte. Adesso dobbiamo riproporci, devo dire pure francamente che 5 anni una coalizione, un sindaco, un'amministrazione non riesce ad esprimere tutto se stesso, perché la burocrazia in Italia è abbastanza complessa e ti fa perdere tempo. Stiamo ristrutturando la Domenico Pugliese, che è una scuola molto importante, abbiamo avuto un problema alla scuola di Villa San Nicola, alla scuola di Via Gran Sasso, che adesso qui dobbiamo intervenire per poter ripristinare la tranquillità dei ragazzi. Insomma, il problema a non finire. Ma queste cose sono della campagna elettorale, perché la gente si scorda. Quindi no. Non sto facendo campagna elettorale, no, perché c'è tempo. Ho capito, però voglio dire, cioè, ci sarebbe molto da dire, io non intervengo perché il tempo è tiranno. Vai con una considerazione finale. No, ti voglio dire, la considerazione finale, praticamente, come diceva Pippo Baudo, hai costruito Camillo D'Alessandro. Camillo D'Alessandro è il tuo maggior nemico, che tu puoi... No, ma questa è la mia opinione. Ma infatti tu ti parli bene, Camillo D'Alessandro. Ti ha chiamato ieri. Poi tra nel politichese si capisce invece che se mi potete sparare... No, per carità di Dio. Tu c'hai le spalle coperte, a te ma le bombe non ti fa niente proprio. Comunque, al di là di questo, l'ammanco di 60.000 euro che si è avuto col parchimetro, io non ho nulla da dire dal punto di vista dell'amministrazione, perché l'amministrazione che ce ne entra, giustamente, non ne ha colpa. Però una cosa la devo dire, e secondo me diciamo che non so se è dipesa dall'assessore al bilancio attuale Minicucci oppure chi ne aveva facoltà, ma perché è stato dato, perché la domanda mia che faccio, è stato dato la possibilità al capoguardia di avere le chiavi per le riscossioni dei parchimetri? Perché è stata fatta questa scelta?
Abbiamo trovato, per quanto riguarda i parcheggi, un contratto con l'AIPA che andava a scadenza, anzi alla scadenza l'AIPA aveva minacciato anche di volersi rifare sul comune perché non aveva messo a norma il parcheggio Chavoc che aveva in gestione. Siamo riusciti a superare questo problema e l'amministrazione attiva, la giunta, ha deciso di gestire in proprio temporaneamente, in attesa che si rimette a posto il Chavoc, per poter fare un appalto globale dei parcheggi se conveniente, perché in questo momento sarebbe conveniente fare direttamente la gestione perché ci si guadagna un po' di più, ci si guadagna significa che le casse del comune possono avere un introito da destinare ad altri servizi. Bene, la viabilità è di competenza del settore che fa capo ai vigili urbani e agli affari generali, per cui la competenza della gestione dei parcometri è stata affidata al comando dei vigili urbani. Poi materialmente c'erano delle persone o lo stesso comandante che andava a ritirare i soldi per poi versarli in banca per quanto riguarda la tesoreria. Naturalmente non è che solo il comando dei vigili c'ha questo comune, ci sono anche altri agenti contabili del comune che maneggiano soldi che devono versare in un determinato periodo, così come previsto dal regolamento di contabilità. Quando appena l'amministrazione ha visto, si è resa conto per una relazione del Collegio dei Tesori dei Conti che c'era un ammanco di cassa, ha fatto subito l'esposto agli organi competenti, che è la Corte dei Conti e la Procura della Repubblica. La Corte dei Conti ha fatto già dei provvedimenti per il recupero dei soldi, mentre invece la Procura della Repubblica va alla ricerca dei responsabili che poi saranno giudicati dagli organi competenti. Mentre invece sotto l'aspetto amministrativo l'ufficio competente del personale ha preso una iniziativa nei confronti del responsabile capo che è il comandante dei vigili urbani, che è arrivato al licenziamento. Naturalmente probabilmente farà ricorso a questo provvedimento, poi sarà sempre il giudice amministrativo che prenderà la decisione. Per il futuro, nel momento in cui il Chavoc sarà risistemato, stiamo operando in questo senso perché bisogna fare degli interventi di messa in sicurezza, ma anche di collaudo, perché là manca il collaudo amministrativo, da tanto tempo non si è mai fatto e adesso forse abbiamo trovato la strada per arrivarci. Probabilmente faremo le verifiche e decideremo se riaffidare la gestione a una società privata oppure continuare nella gestione diretta. È naturale che la gestione affidata a terzi comporta una perdita dell'incasso di circa 40-45%, che questi sono i costi nella gestione dei parcheggi, sono i gestori che percepiscono intorno al 40%. L'ultima domanda, l'ultimo argomento, cioè gli argomenti veramente ne sono ancora tanti, magari li elenco a beneficio degli ascoltatori, perché tanti mi hanno chiesto magari certi tipi di argomenti che però non riusciamo ad esaurire con questa, nonostante la durata di questo faccia a faccia, però purtroppo sono talmente tante gli argomenti da spulciare, che so, per esempio il GPL, per esempio la Econon, per esempio la bandiera bulla, la causa, appunto l'ultima causa, quelle 800.000 euro che dovremmo, però mi ha garantito il senatore che tornerà volentieri, quindi avremo modo di... L'ultimo argomento proprio stringente che se ne parla molto a Ortona sono le primarie. Allora io mi vorrei chiedere, le primarie, si parla di Canosa, che di Cristiana Canosa, che pare che pure questa sia stata, insomma, svezzata politicamente, tra virgolette, senza nessun tipo di offesa, grande rispetto per la signora Canosa, insomma. Però ecco, voglio dire, bene o male, è stata, mi sembra, segretaria, portavoce
la collaboratrice principale. Ah, collaboratrice principale tua quando tu ecco, quindi non sbaglio nel. Quindi sembra che dovrebbe essere una dei papabili per a concorrere per queste primarie. Poi ci sta Giorgio Marchegiano, se non sbaglio. Bravo Giovane. Giusto? Bravo Giovane. No, non dico, ma giusto il nome. Sì, sì, bravo. Giorgio Marchegiano. Poi si parla del sindaco, ma hai detto che pure lui è bravo Giovane. Meno Giovane. Meno Giovane, però è bravo pure lui. Insomma, ci vuole tanto per capire questo, insomma, per tutte quelle che le vicissitudini che naturalmente ha portato in seno al partito, dico io, al PD, non parlo dell'amministrazione. Però c'è qualche altro papabile, tu c'hai qualcuno che il riservo, c'hai qualche lasso nella manica, c'hai qualcosa che all'ultimo momento tirerai fuori, oppure sarai spettatore? Perché io un suggerimento ce l'avrei. Vabbè, poi vediamo. Ma tu rispondi prima tu. Sì, allora, le primarie sono aperte, cioè ogni cittadino, secondo il regolamento che andremo ad approvare, ma esiste già un regolamento quadro per le primarie, 50-60 firme, ognuno si può presentare alle primarie. Poi sono i cittadini che partecipano alle primarie, che normalmente dovrebbero essere quelli che si inquadrano politicamente nella coalizione di centrosinistra, perché poi ci sta sempre qualche infiltrato che viene, poi non vota quando si fa votare veramente, però questo fa parte dell'incognita delle primarie. Quindi io penso che Cristiana è una persona validissima, è una bravissima organizzatrice, sa fare e quindi può concorrere tranquillamente se raccoglie il consenso di quelli che partecipano alle primarie. Giorgio è un giovanissimo professionista, preparato, non ha vissuto altre stagioni, quindi è uno nuovo. Vorrei tanto che non si bruciasse un giovane così, perché è una risorsa del Partito Democratico, quindi se si candida Giorgio, insomma, deve valutare bene se può arrivare alla meta o meno, perché insomma, Giorgio è una risorsa fondamentale in quanto è preparato ed è gode anche del consenso di tantissima parte del PD. Il sindaco uscente, abbiamo deciso di fare le primarie sapendo di avere un sindaco uscente, per cui non sottovalutiamo il sindaco. Io voglio fare una battuta, io lo dico tutti i giorni al dottor Dottaio, che lo posso dire anche pubblicamente, lui probabilmente nel mondo di chi si occupa direttamente di politica probabilmente non raccoglie più il consenso di prima. Parlo della dirigenza dei partiti, degli addetti ai lavori, però io che vado in giro insieme a lui per i problemi della città vi assicuro che la gente lo apprezza e lo stima. Quindi io gli ho detto: se tu ti vuoi ricandidare hai tutte le carte in regola per farlo. Naturalmente c'è il vaglio delle primarie, siccome ci saranno anche altri, quindi i cittadini potranno scegliere chi dovrà essere il candidato della coalizione, si dovrà formare prima, perché per fare le primarie dobbiamo sapere se siamo solo PD, se siamo un PD e Orto dal Bene Comune, o Orto dal Bene Comune come sembra si sta cercando di allontanarsi perché non ha condiviso molto la scelta politica del commissariamento del PD, dicevo con questo PD con chi devo parlare. Quindi dobbiamo recuperare la collaborazione con Cortona Bene Comune, che si è impegnata a portare a termine questa amministrazione, però non si è ancora impegnata per stare con la coalizione di centrosinistra per il futuro. Dobbiamo sapere se a sinistra c'è ancora qualche rimasuglio, se a sinistra si farà una lista di quelli che sono che si richiamano a sé, che si richiamano a Rifondazione, se ci sono ancora persone che vogliono dedicarsi a fare gli interessi della città. Dopo aver costruito una ipotesi di coalizione dobbiamo vedere le cose che si devono fare, quindi costruire un programma, non un programma dettagliato, un programma di massimo,
perché se uno vuole fare di Ortona una città esclusivamente turistica e uno vuole fare una città esclusivamente industriale, le due cose cose. Quindi tu, scusami se posso interrompere, quindi tu stai bocciando... No, ascolta, questo me lo stai bocciando tu, sono io che parlo, quindi mi pare di capire che stai bocciando il metodo con cui si sta procedendo, perché, no, giustamente, ci arriviamo, però, perché giustamente se tu dici che bisogna prima costruire, prima fare una coalizione, quindi queste candidature senza sapere con chi, per come, per quando, senza... Sono candidature valide, ho interpretato bene. Devono essere vagliate da una coalizione che avrà il compito poi di scegliere il candidato. Però diciamo è prematuro. Si deve prima costruire la coalizione, appunto, cioè non lo sappiamo oggi, perché così abbiamo fatto nel 2012, attenzione, abbiamo costruito una coalizione, abbiamo ipotizzato un programma di massima e i candidati hanno sottoscritto quel programma di massima. Quindi sono candidature estemporanee, fuori da un quadro preciso, non di sapremo ancora, perché tutti quanti si possono candidare, ma dobbiamo sapere quali sono i rappresentanti delle forze che avranno la capacità di fare la lista. Benissimo. Poi benissimo. Per quanto riguarda, no, non hai chiesto se c'hai l'asso nella mano. Ah, scusa, però ti posso assicurare che dentro il PD ci sono tantissime altre persone, tantissimi altri dirigenti di partito che hanno la stessa, hanno la capacità e hanno la possibilità di essere candidati nelle primarie. Non escludi? Assolutamente che ce ne possono essere altri. Anche io vengo sollecitato, dici, perché non metti a disposizione la tua preparazione, la tua esperienza, tu stai sempre a dirigere dietro le quinte. Quindi sei un possibile candidato. No, io me lo chiedo, ma questo è nuovo. Le candidature possono essere tante, ci possono essere le nuove candidature che oggi non vengono nominate. Scusa, cioè il fulcro è un altro. Sì. Allora, mi è parso di capire tra le righe che potresti essere un candidato. Allora, ho detto che ci sono fasce di questa città che mi chiedono, perché non mi vedi direttamente, se al comune tu ti operi, ti dai da fare, fai... Perché non lo fai direttamente? Visto che dicono che fai già il sindaco... No, io non lo faccio. Io ho fatto... ancora di più quando ha fatto il sindaco il compianto Cressol di Bartolomeo. Io facevo il vice sindaco di Bartolomeo e veramente facevo tutto io, però il Bartolomeo è stato utile a questa città perché aveva un canale preferenziale con Roma e tanti problemi l'abbiamo risolti proprio per la sua personalità che è stata utile. Comunque il fatto vero è che il senatore è candidato. No, il fatto vero è questo. Ma questa è la tua interpretazione. La mia interpretazione. Non è così, perché per esempio c'è un'altra fascia che fa riferimento a Gianluca, mio figlio, che vorrebbe che Gianluca fosse il candidato. Naturalmente, quindi uno della Gianluca, famiglia Coletti. Se è candidato Gianluca, è chiaro che non posso essere candidato io. Uno della famiglia Coletti. Non è vero nemmeno, perché in mezzo agli amici. Degli storici del Partito Democratico di Ortona, che è stato costruito, lo dovete sapere, con Gianluca segretario del partito, perché Gianluca ha fatto la costruzione del circolo di Ortona, è stata affidata all'epoca a Gianluca. Ma ci sono tantissimi amici, tantissimi giovani, i consiglieri comunali uscenti, ci sono delle persone che possono rappresentare. Naturalmente, se il sindaco dice io mi ricandido, naturalmente questa candidatura limita la candidatura di tanti altri, perché io personalmente che oggi sto appoggiando D'Ottavio, se nel caso in cui lui pone la candidatura e dice io mi vorrei ricandidare alle primarie e poi servivo a candidato sindaco, io personalmente non posso fare un torto a me stesso e dire no, io non appoggio D'Ottavio, perché io sono stato, un passaggio che non ho fatto, nel 2014, dopo che c'è stata la crisi e dopo che è stata ricostruita l'amministrazione nuova. Tomma, se non mi dimentico, questo è importante. Sì. Allora, se il sindaco dà la disponibilità della sua candidatura, quindi farà le primarie, tu
appoggerai, no scusa, sì. La domanda è successiva, sì. Appoggerai il sindaco? Io lo posso dire pubblicamente, che sarebbe una contraddizione se io non l'appoggiassi. Posso essere cattivo, scusa, sì. non ho, però prendi, è cattivo ma è buono, nel senso che ti do la possibilità di spiegare. Allora qualcuno al posto mio adesso direbbe, ecco, allora vuole che Ottavio li faccia il sindaco perché il sindaco lo fa lui. La domanda cattiva. Non è cattiva, perché se io volessi fare il sindaco, io mi candiderei alle primarie e cercherei di vincere le primarie. Però voglio dire, se Ottavio, sto parlando seriamente e rispettosamente per tutti, cioè Ottavio è il sindaco uscente che io oggi, io con il gruppo consigliare del PD, che in questo momento è costituito da altri 4 consiglieri insieme a me, quasi 5 più il sindaco, perché anche Franco Scimò, che si era allontanato dal PD, in questo momento collabora e ritornato verso il PD, tutto il gruppo consigliere del PD è impegnato a sostenere le iniziative messe in campo dal sindaco Ottavio. Ci stiamo riuscendo, stiamo costruendo, stiamo concretizzando delle iniziative abbastanza evidenti per la città. Partirà pure la parte della pista ciclopedonale, mi sono dimenticato, sia quella della provincia che parte dai Saraceni fino al Vasto, sia quella di competenza del comune che continua verso nord, su via Cervana e poi va dietro la ritorna. Quindi voglio dire, noi stiamo facendo delle belle cose per questa città. Non si può dire ti appoggio fino a domani e poi faccio finta di niente. Per cui se Ottavio decide di ricandidarsi, io personalmente con la forza che ho a disposizione, io dico lo deve rifare Ottavio. Se Ottavio invece non se la sente di rifare il candidato sindaco, cambia il quadro e ci sono le cose di cui abbiamo parlato prima e ci sono in campo tantissime persone, perché il Partito Democratico per fortuna ha una capacità organizzativa e ha avuto la capacità anche di costruire personaggi e persone qualificandole, dando la possibilità a loro di essere in grado di amministrare una città, di essere al vertice di un'amministrazione. Abbiamo parlato di giovani e di meno giovani, questi sono stati costruiti, qualcuno dice all'ombra tua, tipo Cristiano o tipo Camillo, ma io ho cercato di far crescere altre persone, mettendo a disposizione la mia esperienza per costruire altre persone, altre figure che possono fare il bene della comunità. Benissimo, io ringrazio tutti per averci seguito, devo dire che avevo invitato anche il sindaco Ottavio a questo faccia a faccia, mi ha detto che era disponibilissimo, però voleva prima vedere chiarite le condizioni all'interno del PD e poi avrebbe tranquillamente accettato con piacere questo faccia a faccia. Sicuramente ci verrà. Sicuramente ci verrà. Abbiamo appreso che Tommaso Coletti sarà probabilmente uno dei candidati per le primarie, oppure potrebbe essere Gianluca. Se Ottavio dovesse recedere, comunque diciamo che purtroppo non siamo riusciti a analizzare adeguatamente tutti gli argomenti, però ripeto, è un primo approccio. Ci torneremo sicuramente, avremo il piacere di avere ancora un faccia a faccia, stavolta ci vengo più preparato perché ho visto che insomma parla sempre lui, non mi fa mai parlare, insomma io ho cercato di ribattere però è stato prorompente, c'aveva, ve lo dico tranquillamente ed è vero, un coltello sotto il tavolo, per cui mi sono dovuto limitare nell'aver degli argomenti che mi appassionano e quindi vi do appuntamento alla prossima. Naturalmente non è vero quello del coltello.